Eccoci qui sul campo numero 2, campo centrale del centro sportivo Bettinelli, questa sera finalissima, 13ª edizione Coppa Lombardia Calcio a 7, siamo in compagnia di Luca Gianzini, capitano dei 3S. Allora Luca, che partita ti aspetti? Una grandissima partita, perché ricordo la 2 anni fa, una finale con questa grandissima squadra, sono giovani, sono veloci, sono tutti bravi a giocare a pallone, quindi per noi sarà una bella sfida riuscire a rifare lo stesso risultato di 2 anni fa, cioè vincere 4-2. Conterà molto a questo punto l'esperienza? Speriamo, perché se conta la giovinezza e la gioventù e la velocità sicuramente sono più forti loro, però con l'esperienza magari riusciamo a fare anche stasera una grande partita. Match winner per la tua squadra? Anzi, man of the match, scusa. Man of the match, Bettini Flavio. Ok, allora ringraziamo Luca, ci risentiamo eventualmente al termine della gara. Grazie a voi, a dopo. Eccoci qui sempre sul campo numero 2, centro sportivo Franco Bettinelli, finalissima Coppa Lombardia, 13ª edizione, calcio a 7. Siamo con il capitano degli Electric dalla Venezia. Allora, un remake diciamo della finale, visto che 2 anni fa avete incontrato ancora, sempre in finale della Coppa Lombardia, i 3S Pacini. A differenza di 2 anni fa, che partita ti aspetti? Ma speriamo una partita, visto la gioventù che abbiamo in squadra, un po' più dinamica e di riuscire a portare a casa il risultato migliore, visto che la sconfitta di 3 anni fa speriamo di non ripeterla. Visto la grande esperienza di 3S Pacini, come hai impostato la squadra? Ma loro sono molto bravi a stare in campo e tengono molto bene la posizione, cercheremo di farlo anche noi, non farci prendere molto dalla foga di andare subito in gol e alla lunga sperando di vincerla con un po' di atleticità in più. Il più in forma della tua squadra? Ma io spero in Caravaglia, però Caravaglia e Chierici sono i due che puntiamo tanto noi. Ok, ti ringraziamo e ci risentiamo al termine. Grazie. Veramente poco all'inizio di questa finalissima della 13ª edizione della Coppa Lombardia di calcio a 7, targata Sportland, in campo per il riscaldamento 3S ed Electric. A breve le formazioni. E allora è tutto pronto per questa finalissima targata Sportland. Entra in campo l'arbitro dell'incontro, il signor Salvatore Capasso del gruppo Arbitri Milano. Dico, Andre! Ed ora per i 3S con il numero 23, Andrea Bellazzi. Andre, ha chiamato, vai in mezzo! Con il numero 3, Flavio Bettini. Ho capito. Con il numero 9, Domenico Crea. Con il numero 2, Marco Fiorini. Con il numero 5, il capitano Luca Gianzini.
con il numero 1, Walter Mandelli. Mamma mia, una cosa devastante. Con il numero 6, Andrea Manfredi. Con il numero 8, Gianluca Scaramuzza. Con il numero 7, Roberto Picardi. In completo giallo con il numero 1 Eugenio Bianco, con il numero 5 Eugenio Rella, con il numero 22 Alessandro Asseliti, con il numero 9 il capitano Gabriele Dalla Venezia, con il numero 11 Stefano Argenti, con il numero 17 Antonio Patuzzo, con il numero 0 Salvatore Caravaglia, con il numero 20 Andrea Petruccione e infine con il numero 10 Gianluca Chierici. Accenno al regolamento tecnico, si disputeranno due tempi regolamentari da 22 minuti ciascuno. In caso di parità, due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno, senza golden e senza silver goal. In caso di ulteriore parità, saranno i calci di rigore a stabilire la vincitrice di questa 13ª edizione della Coppa Lombardia di calcio 7 targata Sportland. Ora, subito. Ah, subito adesso. Thank you.
passano in vantaggio i 3S grazie alla rete del numero 8 Gianluca Scaramuzza, parziale 3S1, Electric 0. Stanno mangiando. No, che dici? Solo, ora. Solo Luca. 2-2-2. Facile, scappiamo. Marco, Marco. Massacrano sempre o si sono calmati? Oh! 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 O
pareggiano gli Electric grazie al gol del numero 0 Salvatore Caravaglia. Parziale 3-6 Electric 1-1. Veloce che non c'è nessuno. Solo, dai. Grazie.
Sergio, il termine è giusto è Dio caro. Cosa? Il termine giusto è Dio caro. Dio caro, bravo, la medaglia, vero Sergio? Dio caro, fermi il gioco, che? La medaglia. Poi che quel caro possa sembrare una presa per il culo, lasciamo stare. Però non è una bestemmia. Non è una bestemmia. Bravo Luca, bravo Fred, vai, vieni, andiamo, dai! Passa, passa, dai! 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 D
Sergio, mi impalli. Thank you.
cazzo, sì che ho chiuso la porta, che le zanzare arrivano lo stesso. Sì. Anche con la porta chiusa. Passano. Anzi, mo. Sono calmati. Pop, secondo me sì. Cazzo, sono mangiato come dei pazzi. Solo! Vai, inciso, inciso!
No, prima sono andati a cercare l'altro ma non si trova più. Prima tempo sono andati a cercare. C'è l'altra volta che sei arrivato a te un minuto dopo che sei andato via gol. Ora se uno a uno, se vai via penso che fanno gol, capito? Ragazzi, però, non c'è un'altra, 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 c'è un'altra,
Sì, ma ora ci sono due da 5, no? Penso che vorrà recuperare che è uscita la palla il tempo. È vero, due minuti almeno, credo. Tutti secondo me, poi.
Centro, raga. Thank you.
preso la palla, mi ha dato lui il calcio. Chi l'ha toccato? Faccia bravo, faccia bravo. Occhio questo! Oh! Occhio dietro, Genio! Petru sulla fascia, Petru! Asse,
I campionati dove Fair Play conta per davvero.